Michela Girò, siamo qui alla RAI per la presentazione di Azzurro è di casa, sì, cioè il palinsesto per gli europei. Sì. E tu sarai coinvolta, tuo malgrado sicuramente. No, no, che mio malgrado, io conduco. Europlay. Malgrado degli altri. Esatto. Vedo, però mi sento di dire, scusa, questo è o non è il meglio che il servizio pubblico può offrire? Eccomi qui, cioè i soldi dei contribuenti spesi bene, quindi eccoci qui. Ecco, raccontaci di questo talk particolare. È una sorta di salotto. Pieno di ospiti. È una sorta di salotto dove io gestirò una serie di ospiti, dove io devo dire è una delle poche volte nelle quali sarò un po', non dico nelle retrovie, però gestirò, perché mi piacerà tanto gestire gli altri. Ci sarà comunque Carlo Amleto che mi accompagnerà alle tastiere, ci sarà Francesca Brienza che è preparatissima, ci saranno lo chef Max Mariola, cioè io farò un po', diciamo, li gestirò, padrona la padrona di casa, e sarà molto divertente sentire parlare loro e far divertire loro. Io sarò un pochino al di sopra, diciamo. Padrona di casa, quindi ti aspettiamo in pantofole come minimo da padrona di casa. In ciabatte? Sì. Beh, certamente, come gli italiani, insomma, mi vedranno, sì. E poi parliamo delle tue grandi competenze calcistiche. Per sì, io scelta, nata no? Per lo sport, sì. Bello, come tutti sanno, no? Lo sport è una delle cose dei miei talenti maggiori, nel quale insomma eccelgo, adesso non viene il termine in italiano, nella quale insomma sono la più preparata, la più pronta, come tutta l'Italia sa, però non voglio far sfigurare gli altri, quindi parlerò il meno possibile. Senti, invece dell'Italia di Spalletti che idea hai? Un'ottima idea, ma non mi sbilancio. Un'ottima idea. Invece però ricordiamo anche di che squadra sei tifosa, perché io sono della Roma, però cercherò di essere abbastanza super partes, però già ho visto Cristante, Mancini, insomma, già ci ho messo il cuoricino, ci ho attaccato su di loro. Quindi avrei un occhio di riguardo nel come non si può, però cercherò di essere anche un po' super partes. E invece De Rossi, confermato allenatore della Roma? Se lo merita, hai visto che ha fatto, stavo bravissimo, quindi. Senti, ma ci sarà anche lo chef che cucinerà i piatti della squadra avversaria, sì, della nazione avversaria. Quindi sicuramente cucina albanese, la spagnola. E lo sai che questa cosa, cioè io ho chiesto se era una cosa tipo la prova del cuoco e mi hanno detto di no. Quindi al momento vedere ma non toccare. Sai che mi hanno detto questa cosa qua? Infatti questa cosa già non mi piace. Vado subito a Napoli e voglio cambiare le regole. Almeno questo, ma di questo, del calcio no, ma di questo sì. Hai ragione. E poi ricordiamo che recentemente è uscito anche il tuo film, Flaminia. Sì, grazie. Quindi facciamo sempre, che sicuramente rivedremo anche nelle arene estive. Sì, rivedremo nelle piattaforme, nelle arene estive sicuramente. Sì, Flaminia, prodotto da Eagle Original Content. Io l'ho diretto, l'ho scritto, interpretato, di più non potevo fare. Senti, ma visto quindi che hai fatto un grande giro per le sale ad accompagnare il pubblico, a far divertire gli spettatori, sì, prima della proiezione, poi qual è la cosa più curiosa che ti è stata detta? Beh, la gente che viene a vederlo non sa chi sono, quella è la cosa più bella, cioè signore che non hanno idea di chi io sia, e sono il pubblico migliore, devo dire il pubblico migliore, perché sono quelli più disposti a divertirsi ma anche poi a lasciarsi andare, a commuoversi. E soprattutto so quelle con cui ti diverti di più anche te, però devo dire di sì, mi diverto tantissimo con le signore sono il mio core business. Perché poi ricordiamo che insomma la comicità, cioè, il Political Record ci ha stufato. E quindi come coniugherai il tuo essere non Political Record con la RAI, che invece un po' insomma è sempre guardia? Ma guarda che la RAI sa essere anche meno Political Record di quello che si pensa, eh? Quindi no, cercherò comunque di, non, come hanno detto, non sono io la protagonista, quindi io gestirò e comanderò la partita. Bene, allora dacci l'appuntamento. Dal 15 giugno su RaiPlay. Grazie e complimenti, in bocca al Ciao, lupo. Ciao, viva il lupo.